Marco Zucca, sono riprese le esercitazioni a martedì, come insomma ogni ottobre nel poligono di Capofrasca, però da quest'anno le cose stanno andando meglio, insomma ci sono aspetti più positivi per i pescatori. Sì, diciamo che veniamo regolarmente avvisati dell'inizio delle attività di tiro, quindi riusciamo ad organizzarci anche con il lavoro, non c'è più quel periodo di incertezza che avevamo prima, quando non sapevamo quando, oppure o quantomeno sapevamo che non dovevamo andarci mai, mentre adesso conosciamo le giornate di esercitazione e riusciamo a regolarci di conseguenza. Dal punto di vista sanzionatorio c'è un po' più di tolleranza. Sì, c'è molta più tolleranza, anche perché noi riusciamo a regolarci, avendo già da prima, da tempo, sapendo le date di esercitazione, riusciamo a rispettarle sicuramente più di prima. Che cosa invece ancora rimane invariato rispetto a prima e dove si può ancora lavorare per migliorare? Ancora non si è riusciti a ridurre l'area del poligono, l'area esterna, quella grande, diciamo, si era promesso che si sarebbe diminuita, ma già sapevamo che c'era bisogno di tempo, quindi aspettiamo ancora cosa succederà da questo punto di vista. Per il resto, diciamo che sono state mantenute tutte le promesse, quindi siamo abbastanza tranquilli da quel punto di vista. Gli Anche per gli indennizzi. indennizzi sono abbastanza regolari, non ci sono stati grossi scompensi, diciamo.